Ciao ragazzi, benvenuti a The Wildlife Corner, il canale della fotografia naturalistica. Nel video di oggi parliamo di fototrappole, in particolare ho in prova questo prodotto di XTU, che è una nota casa produttrice di fototrappole, e questa fototrappola si chiama 4G Solar Trail Camera. Quindi, come suggerisce il nome, è una fototrappola dotata di un pannello solare. Ma attenzione, perché in questa scatola c'è qualcosa di molto più interessante di un semplice pannello solare. Apriamo la scatola, andiamo a vedere il suo contenuto. La confezione si presenta ben fatta, ben realizzata, quindi già da qui dà una buona idea di solidità. La prima cosa che troviamo è un pannellino solare abbastanza grande con un cavetto USB-C. Questo qui andrà connesso alla nostra fototrappola. Poi troviamo un piccolo manualetto, anche in italiano, quindi cosa diciamo molto apprezzata. Troviamo la fototrappola vera e propria, vedete, piccolina, mimetica, ben fatta. Troviamo poi qui dentro altri accessori, e questo è quello che è più interessante, perché questa fototrappola non solo è solare ma è anche 4G, quindi è una fototrappola in grado di avere una connessione al sistema GSM, quindi una fototrappola a cui ci possiamo connettere da lontano per guardare quello che c'è sopra e per eventualmente scattare foto e video. Questa è la mia prima fototrappola 4G, non ne avevo mai utilizzata una in precedenza, e devo dire che sono molto attratto dalla possibilità di fare questa cosa, perché tante volte mi è venuta la curiosità di vedere quello che c'era sulla fototrappola, se erano passati degli animali, ma ho dovuto aspettare fisicamente di tornare lì a prenderla, mentre in questa c'è la possibilità di connettersi. Abbiamo poi una serie di altri accessori, cavetti, un piccolo stand, abbiamo la solita strap per poterla attaccare. Sapete che le fototrappole generalmente si posizionano un po' in alto, attaccate su un ramo, su un tronco, su un palo, e questa strap serve appunto a fissarle. E poi c'è un altro oggetto importante, che è questo, che praticamente va fissato alla fototrappola per poi montarci sopra il pannellino solare. Quindi la fototrappola si presenta sostanzialmente costituita in questo modo. Naturalmente sarebbe stato interessante avere, diciamo, un pannellino interno già incorporato, come XTU fa su altre fototrappole, ma in questo caso non è stato pensato il prodotto in questo modo, probabilmente per dargli una maggiore autonomia con un pannello solare di maggiori dimensioni. Impressioni del prodotto: come vi dicevo, è un prodotto che dà un'impressione di solidità, realizzato con buoni materiali, si vede subito che è una struttura solida, mimetico, quindi tende a confondersi nel fogliame, sul tronco, su una corteccia. Se lo apriamo, troviamo all'interno una fototrappola che, a differenza di molti altri modelli, non ha uno schermo interno, non ha una serie di tasti interni. Quindi questa fototrappola, per poter essere configurata, necessita di un'app che va scaricata sul proprio telefono. Questa app è disponibile sia per il sistema operativo iOS che per Android, e consente di configurare e di gestire la fototrappola. Poi qui c'è la batteria che viene ricaricata dal pannello solare, e qui troviamo il tasto di accensione e troviamo una schedina micro SD da 32 GB già in dotazione, e troviamo anche una scheda telefonica già in dotazione. Questa scheda ha incorporato gratis, diciamo già compreso nel prezzo della fototrappola, un traffico di circa 300 MB, se non ricordo male. Dopodiché può essere ricaricato, volendo, all'interno dell'app su un sito web, oppure può essere sostituita, se volete, con una scheda di un altro operatore, non so, HO, Iliad, Laika Mobile, insomma uno di questi operatori che magari fanno dei piani tariffari diciamo non eccessivamente costosi, e quindi può essere tranquillamente sostituita dalla vostra scheda GSM. Si tratta di un
di una soluzione che io trovo estremamente carina, perché sostanzialmente tirandola fuori dalla scatola già si ha a disposizione tutto quello che serve per farla funzionare. Quindi basta connettere il pannello solare tramite questa porta USB nascosta qui sotto, la fototrappola si accende e si può scaricare l'app sul cellulare. Prima di fare questo unboxing, naturalmente ne avevo già fatto uno in cui ho provato la fototrappola, ho provato a scaricare l'applicazione e a configurarla. Il processo è veramente semplicissimo: bisogna registrarsi, mettere una propria email, una password, cliccare su un'email di conferma e poi si preme il tasto di reset della fototrappola e si fa la connessione con l'applicazione. In pochi secondi si va online e si può gestire la fototrappola. Diciamo che avrei classificato la mancanza del display qui come un difetto, ma in realtà devo dire che il processo di configurazione tramite cellulare è veramente comodo, quindi tende a mitigare questa cosa. Naturalmente, se uno vuole dare un'occhiata al volo sulla scheda di memoria e vedere che cosa c'è, non lo può fare direttamente dalla fototrappola, ma deve necessariamente avere un telefono cellulare. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, queste fototrappole, come la maggior parte degli altri prodotti, hanno un sensore interno che non è molto grande, è in questo caso 4 megapixel, ma poi facendo una serie di interpolazioni arriva a foto da 16 megapixel, quindi non vi aspettate una qualità fotografica come quella di una macchina reflex o mirrorless naturalmente, però per la tipologia, diciamo, di oggetto, per quello che deve riprendere, insomma è una qualità sicuramente decente. I video arrivano fino a 2.5K. Il tempo di attivazione tra quando il sensore rileva un movimento e quando la fototrappola si attiva è di soli 0.2 secondi, quindi è un tempo veramente abbastanza rapido. Questa fototrappola inoltre ha un rate di impermeabilizzazione IP66. IP66, come probabilmente saprete, ma per chi non lo sapesse ve lo ridico, è una, diciamo, una classificazione che ha due numeri: il primo riguarda la resistenza alla polvere, il secondo riguarda la resistenza all'acqua. 6 per la polvere è il massimo, quindi è veramente schermata bene. 6 per l'acqua invece significa che è in grado di resistere all'acqua scrosciante, quindi diciamo può stare sotto la pioggia senza problemi. Dopo il 6 ci sono i rate 7 e 8, ma riguardano l'immersione, quindi se volete portarvi questa per fare foto subacquee ovviamente non si può fare, ma per tutto il resto può rimanere tranquillamente esposta alle intemperie e riprenderà senza problemi il mondo circostante, dandovi veramente delle belle soddisfazioni. È un prodotto che mi ha convinto sinceramente molto. Mi piace molto l'idea di avere un prodotto che si possa diciamo connettere alla rete GSM, quindi che mi permetta di vedere effettivamente quello che sta succedendo. È una cosa che, insomma, avevo sempre desiderato su altre fototrappole, quindi insomma mi fa molto piacere la presenza di questa cosa. È un prodotto che vi consiglio veramente, si può acquistare su Amazon a un costo abbastanza contenuto, che in questo momento non ricordo precisamente, ma mi pare sia tra i 60 agli 80 euro, che per un prodotto di questa categoria effettivamente non è tantissimo. Insomma, un prodotto che onestamente vi consiglio. Mentre stavo parlando avrete visto passare delle foto, delle immagini riprese con questa fototrappola, quindi vi siete potuti fare anche un'idea delle sue possibilità. Come al solito, se avessi dimenticato qualcosa, se avete altre domande, curiosità, potete farle naturalmente sotto nei commenti e vi risponderò sicuramente. Grazie ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.